Sono Maurizio Martini. Cantautore di Roma. Hai ragione anche tu. Oramai non c'è discussione. Scrivo le mie canzoni. Quando il feeling non c'è, è finita anche la passione. Oppure interpreto canzoni di altri artisti. E sarà anche un po' colpa mia o della malattia che ho. Come inizia la tua carriera? Prima con il teatro, nel 1977, bambino, non fa prodigio. L'idea di fare Jesus Christ Superstar in italiano, affittando proprio i teatri, costruendo tutte le scenografie, i costumi e quant'altro. Poi altri spettacoli, come in Un'ultima cena, mi ricordo del Banco del Mutuo Soccorso, ispirato a un disco loro, poi Arrendersi Mai, che è un altro spettacolo di Angela Verdi. Sono passato a fare le imitazioni, mi piaceva imitare Renato Zero e portavo in giro questo spettacolo per l'Italia, prima a Roma ovviamente. Lo spettacolo si chiamava Causa Zero, costruito e cucito intorno alle sue canzoni. Con Renato Zero ho fatto i cori in Calore e anche per Massimo Morante, insieme a lui, pensa, la bellezza è stata proprio faccia a faccia, con il microfono in mezzo, trovarmi col mio idolo e facevamo dei cori insieme. E poi ho conosciuto anche Mastelloni, Leopoldo Mastelloni, mio grande amico, col quale ho fatto Senza Impegno e prima ancora Ottavia in teatro. Quindi aiuto regia proprio di questi due grandi spettacoli teatrali con lui. Come arrivi a diventare cantautore? Le canzoni di Renato Zero, tu immagina che io le cantavo, quindi di conseguenza avevo questo allenamento costante facendo quasi tutte le sere questi spettacoli ovunque. E una bella gavetta. È una bella gavetta, anche se immagini proprio le piazze, capito, quelle d'estate. E ti sto parlando di un ragazzetto di 13, 14, 15, 16 anni. Mi vendo la grinta che non hai. In cambio del tuo inferno ti do due ali. No. Ma i tuoi ti lasciavano così? Mi lasciavano fare, perché evidentemente si divertivano anche loro, quando potevano venivano sì, anche loro a vedermi. Si seguivano con discrezione. Sì, quando potevano, perché avendo un bar lì a Roma, a Monteverde Vecchio, la musica è arrivata con un altro incontro, sempre in zona, del famoso Alex Britti, mio amico. Ci siamo conosciuti in uno studio di registrazione, mi accompagnava lui con la chitarra. Alex Britti? E poi una serie anche di altre collaborazioni. Con Ivan Cattaneo, per esempio, mio amico, Adios Amor, che l'aveva scritta lui per me, quindi era un 45 giri, sai. Quindi è una canzone che lui ha scritto per te. Sì, parlava appunto del periodo rosa e il periodo blu di Picasso. Un'altra amicizia importante è stata anche quella con Tiziana Rivale, nata anche questa per caso. Vincitrice sempre di un festival di Sanremo. Vinse, sì, con Sarà quel che sarà, dalle quale, esatto. Quindi con lei poi è nata un'altra collaborazione, questa volta con un brano che si intitolava La Busta. Però principalmente io faccio brani miei, dei singoli. Il primo album è stato Soli, che ho pubblicato nel 2015. Hai uno stile particolare. Sì, nasce un po' dal teatro musica. E poi dopo, amore nei riguardi della disco music, la dance, la musica pop elettronica. Cosa vuoi fare da grande? Da grande e vorrei continuare a questo stile che poi di fatto è il pop elettronico. E poi altri singoli, un album che magari riunisca tutti questi singoli che ho fatto in questi ultimi anni. La tua etichetta? La mia etichetta è DistroKid, in tutte le piattaforme digitali. Però con la San Luca Sound? C'è un rapporto di amicizia e c'è soprattutto un rapporto di studio, di registrazione con Renato Drovetti e Manuel Lauteri, con il quale collaboriamo, insomma facciamo. Uso molto spesso lo studio di registrazione, mi trovo molto bene con loro e poi è nata anche un'amicizia ovviamente. Grazie mille. Chissà chi è.
Grazie a te, Elena. Stop. Che lo scrive sul muro, virgolette, Dio c'è, ma non è poi sicuro che...